Non possiamo essere competitivi senza fare sistema. Un sistema esteso che avrà nel Brennero un vero hub di scorrimento delle merci. Un corridoio strategico non solo al servizio di un'area ricca di insediamenti produttivi nella quale vivono dai 18 ai 20 milioni di italiani, qui dipende da come consideriamo l'area naturalmente, e dove viene prodotto dal 30 al 35% del PIL nazionale, una struttura che svolge una funzione di interesse transazionale riferita sia al corridoio 1, Berlino, Palermo e Verona è il punto centrale, sia al corridoio 5, Lisbona e Kiev. Insomma, il Tibre non può essere considerato solo come un'aspirazione di alcuni territori, ma deve diventare un sistema di indiscutibile valenza nazionale ed europea. Il progetto esiste, ma i tempi di realizzazione delle infrastrutture relative non saranno sicuramente brevi. Vanno accorciati, ma non saranno comunque brevi. È uno dei problemi grossi che abbiamo come Paese. Nel frattempo dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili per giungere rapidamente ad una ottimizzazione delle infrastrutture esistenti. Lavorare sul software mentre si realizza l'hardware, far convergere investimenti privati insieme a quelli pubblici. Oggi abbiamo bisogno di azioni forti, di novità, utilizzare tutti gli strumenti che la normativa prevede, a partire da quello del project financing, per poter realizzare rapidamente le opere necessarie. È chiaro, io sono d'accordo, e lo cito volentieri l'amico Piergino Scardigli, presidente di Tibre, quando dice che la realizzazione del corridoio Tirreno-Brennero rappresenta certamente una rottura rispetto agli assi tradizionali. Una rottura che in qualche modo può essere considerata una sorta di vera e propria rivoluzione, ma come tale, come elemento di rottura in grado di produrre i radicali cambiamenti che oggi sono necessari su questo tema. Per crescere abbiamo bisogno della ferrovia. Gli interventi più importanti dovranno riguardare la linea Pontremolese, l'abbiamo detto, la Galleria del Valico, il raddoppio completo della linea. Il CIPE a dicembre ha deliberato per il progetto definitivo, per il progetto preliminare, poi dovremo passare a quello definitivo e poi a quello esecutivo. Vi rendete conto perché non possiamo aspettare che sia completata la Pontremolese per realizzare questo sistema logistico? Ma il nostro porto crede molto nella modalità ferroviaria, anche per non trascurabili problematiche ambientali che fanno preferire questa modalità rispetto alle altre. Siamo uno dei porti che ha la percentuale più elevata, però riscontriamo che questa percentuale, invece che crescere come sarebbero i nostri obiettivi, diminuisce, passa dal 28 al 25, forse anche al 24 o 23%, un po' forse per effetto della crisi che, diminuendo le quantità, ha enfatizzato le flessibilità del trasporto su gomma rispetto a quelle delle ferrovie, ma anche sulla base di una politica che le ferrovie RFI hanno fatto, Trenitalia, RFI, nei confronti degli operatori intermodali, l'aumento delle tariffe, addirittura la rimessa in discussione di contratti già sottoscritti. Noi vogliamo invece che questa modalità ferroviaria aumenti, cresca, e purtroppo le notizie che vengono da questo settore non sono delle notizie incoraggianti e confortanti in questo senso. Noi, lo voglio dire con, non so, Moretti, se noi lo danno in arrivo e speriamo che arrivi, insomma, sta arrivando bene, e mi auguro che ci sia. Voglio dirlo, noi non vogliamo prescindere dal discorso delle ferrovie. Io su questo tema, io sono un fautore delle liberalizzazioni, e in un mercato però effettivamente liberalizzato ci possono essere anche dei campioni nazionali che hanno un loro ruolo, soprattutto in un contesto europeo. Adesso basterebbe fare l'esempio di Finmeccanica per capire cosa voglio dire. Quindi anche le ferrovie, io mi auguro e penso che possano giocare un ruolo importante. In parte lo stanno già giocando in Europa, però in Italia un po' meno, soprattutto un po' meno per quanto riguarda i problemi delle merci, per quanto riguarda il problema del carico. E allora bisogna che le ferrovie ci dicano se questo viene considerato ancora un settore di interesse e quindi agiscano di conseguenza, oppure no, ma allora bisogna che la liberalizzazione sia effettiva e che l'accesso agli altri operatori sia un accesso effettivo.
facile, ecco, uso questo termine, facile. Noi per quanto ci riguarda stiamo valutando possibili iniziative da compiere per raggiungere comunque il nostro obiettivo. Siamo impegnati in uno studio di fattibilità sulla possibilità di intervenire direttamente nelle modalità di gestione del trasporto ferroviario verso i mercanti inland di riferimento, in modo da garantire maggiore flessibilità a tutta l'operazione, sia per quanto riguarda i collegamenti con l'interporto di Parma, i collegamenti con Santo Stefano, cioè noi ci proponiamo di essere un soggetto attivo in questo campo. E quindi cerchiamo di fare la nostra parte, direi il nostro dovere, però chiediamo a ciascuno di fare la propria parte per realizzare quella di cui riteniamo sia necessario, cioè una nuova policy nel settore. Una nuova policy che dia certezza e sostegno a un settore che è strategico per l'Italia. La legge sugli interporti è del 1990, la legge sui porti è del 1994. È una legge, è una normativa, una politica che consideri strategico l'obiettivo di conseguire una maggiore efficienza e sostenibilità ambientale del trasporto merci, promuovendo l'intermodalità e sostenendo lo spostamento di merci da gomma a ferrovia. Una policy che abbia un approccio non settoriale ma di sistema, che concretizzi, finalizzi ed eroghi risorse sulla base di standard, obiettivi precisi e non sulla base di logiche politiche. Aggettivo questo, politiche, molto spesso utilizzato per finanziare e sostenere situazioni insostenibili, nel nostro Paese almeno. Il varo definitivo della legge di riforma ci auguriamo che possa avvenire presto e che possa avere queste caratteristiche. Serve un'autonomia vera, gestionale e finanziaria che in un quadro di intesa di sistema non faccia venir meno e non mortifichi una sana competizione basata sull'efficienza complessiva dei sistemi a partire dai sistemi porto. Diciamo perciò un no convinto a leggi speciali, a pianificazioni precostituite che privilegino e individuino territori rispetto ad altri sulla base di concetti astratti e valutazioni politiche. Serve una legge, se necessario, anche qui tutta sta polemica sul numero delle autorità portuali, che si fissino i parametri seri, se è necessario aumentarli, che si aumentino, perché un porto debba raggiungere per essere classificato come porto di interesse nazionale, parametri poi che devono essere rispettati. Così alla fine chi avrà più bel filo farà più bella tela, che credo che sia, secondo me, un principio fondamentale. Un principio. Abbiamo un po' troppo. La specializzazione dei porti, ho sentito dire anche questa cosa, ci potrà anche essere, ma deve essere dettata dal mercato, ad esempio anche dai mercati di riferimento, già in parte avviene se andiamo a vedere, dal mercato e non imposta da pianificazioni di vecchio stampo. Noi perciò chiediamo al governo, alle regioni e agli enti locali interessati di sostenere il progetto del sistema logistico del centro-nord-est per la sua validità economica, per la sua capacità di generare crescita, sviluppo e ricchezza. Non avanziamo proposte di tipo assistenziale. Crediamo in un progetto che qui siamo qui per misurare questa affermazione, che abbia una sua validità economica, che stia in piedi, che deve essere innescato, sostenuto in qualche modo, ma che poi è capace di produrre da solo ricchezza. Chiediamo di avere certezza e continuità circa sia le norme che le risorse disponibili, magari poche le risorse, ma sicure. Sapere che magari per poco, ma in quegli anni si può contare su una determinata cifra. Alle ferrovie, agli operatori privati, alle banche, chiediamo di valutare la forza economica di questo progetto, le sue possibilità di crescere e di esserne partecipi. Quello della crescita è un obiettivo che ci deve vedere tutti lavorare assieme. Noi pensiamo di poter fare la nostra parte e invitiamo tutti a fare la propria. Grazie per l'attenzione.